In questa vicenda Francesco Tedesco ha rappresentato la più piccola e debole rondella di un immenso e potentissimo meccanismo che per una volta, e ripeto per una volta, ha ruotato in controfase. Francesco Tedesco ha provato ad opporsi, ha provato ad arrestare questo meccanismo, ma ne è rimasto travolto, ne è stato pesantemente investito. Ha percorso un sentiero solitario ed impervio che io posso rappresentare alla Corte unicamente utilizzando le parole di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. E quella di Francesco Tedesco è stata indubbiamente una vittoria umana. Ma l'oggetto di questo processo è se Francesco Tedesco ha o meno concorso nell'omicidio di Stefano Cucchi. Oggetto di questo processo non è la misurazione del coraggio di Francesco Tedesco, né tantomeno il tempismo o la puntualità delle sue dichiarazioni. Cosa avremmo fatto noi al posto di Francesco Tedesco? Vi chiedo di restare sordi ad ogni tentativo che verrà fatto di correlare la credibilità di Francesco Tedesco alla tempestività e alla puntualità delle sue dichiarazioni. Siate sordi innanzi a ogni tentativo che verrà fatto di immergere nuovamente Francesco Tedesco nel silenzio. Avanzeremo un'unica richiesta alla Corte, che sarà una richiesta assolutoria, un'assoluzione per non aver commesso il fatto. Due cittadini albanesi, Genzian Sulai e Levanai Arianit, e il signor Lainal Luigi, detenuto a Regina Coeli. L'elemento di prova che discende da queste dichiarazioni è il seguente. Francesco Tedesco non ha concorso nell'omicidio di Stefano Cucchi perché non gli ha procurato le lesioni. L'ENA ci dà un contributo ulteriore, il fatto che il Tedesco non è rimasto inerte di fronte a quello che era il pestaggio che stava subendo Stefano Cucchi. Ci dice: è stata un po' la salvezza sua, perché questi qua, due in borghese, lo stavano massacrando di botte. Ecco la cosa che mi ha detto lui a me. Gli dice di smetterla, va a chiamare un superiore, lo fa trasferire in un'altra caserma dove troverà un momento di non lesività. Lui si rende conto: ero solo contro tutti, contro una sorta di muro, come se non ci fosse nulla da fare. Le minacce di Mandolini: tu devi seguire la linea dell'arma se vuoi continuare a fare il carabiniere. Poi ci dice anche, dice: io avevo anche paura per la mia incolumità, perché io dormivo con D'Alessandro. Questi avevano picchiato un ragazzo, poi me li trovavo di fianco a me con la pistola. C'è la vicenda dell'interpellanza e dichiarazione del ministro Alfano. Lì insomma si rende conto della portata immensa. Da una parte era mimetizzato, evidenziava la sudditanza verso la loro volontà e il silenzio, e dall'altra comunque scalpitava, aveva necessità di dire quello che era successo. A dicembre del 2015, nel secondo incontro, il Tedesco racconta tutto quanto al chi vi parla. Lui lo individua come primo momento di liberazione. Dice: la prima persona alla quale io lo racconto è l'avvocato Pini. Io credo che purtroppo Tedesco, all'esito di questa triste vicenda, perderà il posto di lavoro, perderà la divisa, e quindi io ritengo che Tedesco abbia diritto al vero, abbia diritto alla verità, e questo diritto lui l'ha esercitato. Chiedo che l'imputato Francesco Tedesco venga assolto per il reato contestato in rubrica al capo A per non aver commesso il fatto. No,